Un momento celebrativo particolarmente significativo per ricordare la figura di Giovanni Cornacchia. Giovanni Cornacchia è stato atleta olimpico dei 110 ostacoli, ha partecipato a 3 Olimpiadi, è stato anche il presidente del CONI Pescarese, è stato allenatore di atletica leggera, di atleti importanti, è stato anche preparatore atletico di squadre di calcio come il Pescara Calcio. Ci troviamo proprio sulla pista dello Stadio Adriatico intitolato alla memoria di Giovanni Cornacchia. L'appuntamento è significativo perché un gruppo di suoi compagni di studio dell'ISEF di Roma hanno voluto ricordare Giovanni Cornacchia in prossimità del cinquantenario dalla loro laurea. Ne è stato un momento davvero eccezionale perché sono arrivati compagni di Giovanni Cornacchia da mezza Italia e chi se lo sarebbe aspettato? Il signor Emanuele Donatelli da Sulmona è stato il promotore di questo incontro, insomma, come vi è venuto in mente? Noi dovevamo fare questo incontro perché sono 50 anni dalla nostra laurea nel periodo che era il corso ISEF, corso N, dove ci sono i campioni, compreso Giovanni, e volevamo ricordarci di rivederci tutti. Purtroppo abbiamo visto nell'elenco che mancava Giovanni, ma io lo sapevo già da parecchio perché sono abruzzese e i campioni nostri abruzzesi non si dimenticano, e quindi ho pensato di dedicare anche 10 minuti, un quarto d'ora a Giovanni, che ci è venuto a mancare e non può essere presente fisicamente, ma almeno è presente spiritualmente con noi. Il corso N ISEF di Roma però qui a Pescara, unico ISEF statale, però qui a Pescara, qui allo Stadio Adriatico, intitolato alla memoria di Giovanni Cornacchia, sono arrivati da mezza Italia. Sì, perché essendo l'unico ISEF statale in quel periodo non ce n'erano altri, ce n'erano altre quattro ma non erano statali, ed era Torino, Napoli, Bologna e Palermo. Quindi questi altri quattro ISEF, la gente che voleva fare, che credeva nello sport, faceva il concorso selezionato per l'ISEF di Roma. Quindi a Roma ci ritrovavamo dal nord, abbiamo dei colleghi da Bolzano e abbiamo dei colleghi presenti da Messina. Quindi in effetti avevamo anche, che manca anche lui all'appello, un collega della Sardegna che sicuramente sarebbe stato presente, perché era un tipo veramente che gli piaceva stare in compagnia con gli amici che aveva frequentato da ragazzo. Enzo Imbastaro non è soltanto il successore al CONI di Giovanni Cornacchia, ma è stato anche un vero amico di Giovanni Cornacchia, tanti momenti da ricordare anche al di fuori dello sport, no? Ma dovendo sintetizzare, Enzo, chi era Giovanni Cornacchia? Giovanni Cornacchia era un personaggio che ha lasciato il segno a Pescara,
non solo come atleta, ma come dirigente, come tecnico, come animatore sportivo e infine come presidente del CONI. Ci ha lasciato delle iniziative che ancora oggi portiamo avanti. Di tutto ciò lo ringrazio, gli sono stato vicino in tantissime occasioni, ho avuto modo di conoscerlo al di fuori di quella che è l'attività prettamente sportiva diretta fatta da lui, che non sto qua a ricordare perché è conosciuta e saputa da tutti. Comunque si è distinto anche e soprattutto come dirigente, tecnico, animatore del mondo sportivo pescarese, una figura che viene ancora oggi ricordata da tutti. Spero che possiamo andare avanti e continuare nell'opera tracciata da lui. E dopo aver ascoltato Emanuele Donatelli, che è stato il promotore di questo incontro, e anche Enzo Imbastaro, attuale presidente regionale del CONI, ma che di fatto è stato il successore di Giovanni Cornacchia sulla sedia del CONI pescarese, adesso ci ascoltiamo un po' di ricordi, davvero anche con le lacrime, perché si sono commossi tutti nel momento in cui venivano ricordate le gesta di Giovanni, ma anche al microfono in queste interviste. Ascoltatele, perché qui c'è davvero l'essenza di Giovanni Cornacchia. È stato un grande dell'atletica, quella praticata, ma è stato anche un personaggio puro, umile, serio, come davvero io personalmente, che lo conoscevo fin da bambino, da ragazzino, ne ricordo pochissimi. Alberto Massarini viene da Macerata ed è stato un ostacolista importante, anche lui dei 400 ostacoli, diciamo distanza un po' più lunga rispetto a quella di Giovanni, che era lo specialista dei 110 ostacoli. Un ricordo, quello che ha fatto anche davanti, a fianco al busto di Giovanni nell'occasione della commemorazione. Allora, io e Giovanni, che per noi soprannominato Schwa, era un allegrone. Certamente i suoi carichi di lavoro, per la distanza che faceva lui, erano inferiori ai miei e a quelli di Carrozza, che Carrozza è locale, mi sembra, no? Il grande. Eravamo i tre sempre a allenarci, quando a quell'epoca l'università era molto seria e non ci davano l'opportunità di allenarsi, pur facendo l'Università di Educazione Fisica. Bene, e questo stadio di marmi noi l'abbiamo asfaltato, io, lui e Carrozza. Fausto Giorgini viene da San Benedetto del Tronto ed è stato un atleta della ginnastica artistica. Giovanni Cornacchia si dice che da atleta dell'atletica leggera non fosse così bravo nella ginnastica artistica, ma che poi ci è diventato bravo anche grazie ai suoi insegnamenti, si dice. Sì, è vero, l'ho dichiarato poco fa, diceva io non saccio fa, proprio alla pescarese, della ginnastica niente, anche perché, ma non perché fosse non fosse capace, perché non, fisicamente non era portato per questo, il baricentro era alto, quasi 2 metri, alla sbarra toccava con i piedi per terra, quindi figuriamoci se potesse fare, però le leve non gli permettevano di fare qualcosa, nemmeno di elementare. Però la sua volontà, la voglia di essere, di non chiedere all'insegnante, ma io sono fatto l'Olimpiade, perché non mi fate passare senza l'esame, perché ci sta chi lo faceva, lui mai, dice io voglio fare il mio esame perché voglio imparare per la mia professione, perché devo poter insegnare in una scuola una capriola, una verticale, un salto mortale, nelle mie possibilità. E quindi mi invitò a dire scambiamoci i favori. Io ti insegno a correre, perché io non sapevo correre, perché il ginnasta in realtà ha una corsa troppo elegante che non è quella che serve per essere veloci, e io gli insegnavo a fare qualcosa agli attrezzi. Carmine Sciubba viene da Guardia Grele e ha tracciato un ricordo davvero commovente. Adesso magari si ricommuoverà di nuovo, speriamo di no, speriamo di sì, perché comunque Giovanni Cornacchia era una persona in grado di accendere le emozioni, una persona pura, come ce ne sono state davvero poche. Un fraterno, più che fraterno amico, perché quando lui è venuto a Roma dopo qualche settimana, perché stava a Milano prima, l'ISEF di Milano, e stava nella stessa camerata, quindi io facevo delle battute che qui non posso ripetere perché, diciamo, sarebbe troppo triviale la cosa. Però ecco, ho ricordato l'altro episodio prima, quello della capacità
non era solo un atleta, a parte l'amicizia che ci legava e quella capacità, diciamo, estroverso proprio verso tutti, aveva anche una capacità, diciamo, atletica non indifferente, tanto che il professore di attrezzistica lo chiamò a dimostrare la chip alla sbarra, che lui fece come un atleta, perché diceva: non è vero che solo i brachitipi, diceva il professore, sono capaci di fare attrezzistica. Guardate l'esempio di Giovanni Cornacchia, adesso ci dimostrerà la kip sulla sbarra. E lui, dopo due oscillazioni, fece la kip come un maestro, diciamo. Quindi non è vero che i longitipi non riescono. Guardate quanto è lungo Giovanni Cornacchia, eppure riesce bene, riusciva bene, era poliedrico e con un'anima veramente encomiabile, diciamo. Ci troviamo proprio sulla pista dello Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, il rettilineo d'arrivo. Io mi trovo anche vicino a un ostacolo, perché Giovanni Cornacchia è stato un grandissimo ostacolista. La pista di colore azzurro, come gli occhi di Giovanni Cornacchia. Adesso ci ascoltiamo il ricordo di Adriana D'Angelo, la sua moglie, anche lei molto, molto commossa. Giovanni Cornacchia ha fatto tantissimo per vedere ultimata questa pista in prospettiva Giochi del Mediterraneo 2009. Lui purtroppo non ha fatto in tempo a vedere Giochi del Mediterraneo 2009, ma anche per i più distratti bisogna sottolineare che gran parte del merito fu di Giovanni Cornacchia se i Giochi del Mediterraneo poi si sono disputati a Pescara. Chiusura con Adriana D'Angelo per ricordare Giovanni Cornacchia, un grande. Io sono molto provata, perché rivedere i suoi amici, dei quali ha avuto sempre un ricordo così affettuoso, amava tutte le persone, ma soprattutto i suoi compagni di corso, dei quali non si era mai dimenticato. E oggi soffro moltissimo, perché in questo giorno ci siamo sposati tanti anni fa, quindi è un giorno piuttosto... Ricordo di lui, posso sempre dire, come ho detto poc'anzi, che era stato considerato da amici, tutti quelli che hanno conosciuto, un uomo vestito di mondo, perché da solo è andato dovunque, si è adoperato per essere meglio, ha lavorato molto per tutto ciò che era socialmente importante per i giovani, dal disagio giovanile, le alternative, il fair play, i suoi studi all'Università di Chieti per la climatologia, sfatare quella dicitura che si articolava in questo modo: vado in altura così miglioro le mie prestazioni. Con i grandi di tutto il mondo hanno deciso che una certa qualità di altitudine può favorire certi processi a livello della quantità ematica da aumentare. Comunque non si è mai tirato indietro, ha lavorato, le Olimpiadi le ha fatte, su questo non possiamo dire niente, ma anche quando è stato vice campione europeo si è rivolto a colui che aveva superato, quasi per dirgli scusami se ti ho vinto. Ha lavorato per la città della quale lui si è sentito sempre orgoglioso, ha lasciato un'impronta per i ragazzi. Quando è stato al CONI non si è fermato un attimo, e questa grande cosa dei Giochi del Mediterraneo l'ha coinvolta questa cosa, in modo tale che conosceva Dadì, perché era medaglia d'oro a Tunisi. Quindi diciamo che questo grande pregio, Pescara, città dello sport, ha voluto farlo perché gli appartenesse ai cittadini.